Quindi sei davanti alla scala, fondamentalmente. Sì. Ok, sto mettendo in questo momento. Manu, se vuoi Vai, vai. vedere il mio streaming, vedrai le cose morte e strane che sono comparse esattamente mentre Oh, vero. spawnavo. Oh, non vedo Vedere lo l'ora, stream. amico mio, però non sta filmando. Streama. Lo dico io. Lo dico, Lo dico. Lo dico, se te lo dico, fidete, ti dico fidete. Ah, eccoti. Vedi? Eccolo Questi qua. qua. Ma scusa, sono inquietatissimo dalla latenza a tempo zero, cioè veramente ho detto a eccoti e mi sono sentito a eccoti, è stato bellissimo. Ehi. Mi hai evocato, Marco? Non vedo la scritta. Dove l'hai messa? Letteralmente davanti alla scala. Li hai visti i mostri Ah, ciattoli, eccola, Manu? perfetto. Sì, ma sono spawnati così, eh? Sì, non c'erano. Allora. Io sono Ah, spawnato vuol qua, dire. in questo momento. Sì. Cioè, in questo punto, scusa, momento. No, ho Mi sono capito cos'è mosso successo. e sono spawnati, già morti. Ho capito cos'è successo. Li abbiamo ammazzati l'altra volta. Sì. Ho capito perché non mi vedi comunque, forse. Aspetta. No, 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 adesso ti vedo, ma ti Mi avevo anche vedi? evocato. Per qualche ragione si è resettata la cosa, adesso ti sto rievocando. Ok. Lacrime più avanti. Più avanti dove? So. Dove devo andare? Niente, finito. Ok, allora. Intanto ti sto guardando, Luke. Sei veramente bellissimo. Mi ero dimenticato di quanto fosse bello. Il ninja dorato, ti piace, eh? Bellissimo. Bellissimo. Che fa ciclin 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 man mano che cammina. Esatto. Il ninja più sneaky di tutti i tempi. Esatto. Io sono lento come la fame, Madonna. Brutto. E sono andato a farmi l'altra lucertolona qua in fondo. L'altra Sto arrivando, lucertolona è sto il arrivando. demone. Ah, tra l'altro non sono umano. Allora, aspetta. Dove sono? Dove Oh vado? shit. Ah, l'immortà. Chissà dove sono. Non mi ricordo più Boh, niente, raga. bella minchia la lancia di Ornstein. Allora, in questo momento stai andando verso. Ah, ok. Ok, va bene. Io non ricordo qual era l'ultima cosa che avevi fatto. Neanche Neanche io. io, in realtà. Vabbè. Vabbè, gira un pochino e troverai la via. Sì. Non sono spaventato da nulla. Ah, ok, ho capito cosa potrebbe succedere da lì a poco. Beh, Ok. intanto c'è un po' di gente morta. Ah, Nice. questo. Ok, sì. Ho una mezza Ne aggiriamo uno idea. alla volta di questi. Try jumping. Ok, bel. Anche la coda mi piglia. Try Sì. jumping. Non penso proprio. Oh shit. No, No! che nabbo. Bastardo. Vabbè, un paio li abbiamo ammazzati. Sì. Ma oddio, dov'è che si Allora. prendeva l'anello per correre sulla fanghiglia? Ma perché non vedo come si chiama? La webcam. Non dico di Marco che ha detto che la sua webcam l'ha tradito in maniera crudele. Però, Luca. Abbiamo entrambi le webcam accese, io vi vedo entrambi e vedo anche me No, no, stesso. infatti ero riuscito a farla ripigliare la webcam. Ah, ok, io non Stranamente. vi vedo, nessuno dei due, aspetta. Adesso. Sul mio stream, ti vedi? Sì, in realtà sì, hai ragione. Vi vedo entrambi. Non ti blocca. Non ti blocca. Aspetta che Ma salgo. Allora. andiamo da Luca, Allora, sennò. facciamo così. Oh. Rientra. Ah no, aspetta, io devo recuperare Ok. le anime, che sono morto.
Io Dark Souls mi diverto anche soltanto a camminare, raga, mi fa troppo ridere come, cioè proprio come si muovono i personaggi, come sono fatte le texture, tutto così memetico. Non lo so. Il ragdoll sfrenato di Dark Souls 1. Manuel è esploso intanto. Ci sono? Non vedo la tua webcam. Come no? Non vedi la mia webcam? No, la webcam di Manuel. Ah, cavolo. Ora è diventato un omino di Discord su sfondo grigio. Non mi dite così, io adesso vi vedo. È così. No, non è così. Perché deve essere così? Non lo so. Perché ho dovuto passare l'intera giornata a chiamare l'ERA, il Servizio Elettrico Nazionale, e Plenitude perché qualcuno, senza alcun motivo a caso, ha attivato il passaggio di gas e elettricità ad ERA in una truffa che non ho capito che cazzo è successo. Beh, ma succedono tutte a te comunque queste cose, Luca, eh? E no, veramente. Non lo so, raga. Forse sono stupido e in realtà la notte mi sveglio e mi faccio i dispetti. Orco. Aia, aia. Aia. Un sonnambulo autolesionista. Comunque si è conclusa che ho dovuto mandare una PEC ai I know. contratti @gruppoera.it, mega lunga, citando gli articoli e i commi del loro contratto generale. Fuck, burocracy. Beh, ma mi ricordo anche un'altra, ne era successo un po' di tempo fa. Cos'è che era successo? Che avevano detto di essere te, tipo, c'erano impersonati. Mi avevano impersonato con un collega, Pazzesco. con un junior. E mi avevano impersonato, gli hanno scritto dicendo che era una cosa urgente, che doveva comprare della roba, e lui l'ha comprata perché è un tordo. Però tipo quello che gli ha scritto aveva la mia immagine profilo, aveva il mio nome e cognome. E tipo, gli ha detto anche dei dettagli che in teoria non dovevano essere noti, cioè delle robe aziendali, insomma. Infatti. Luke, posso provare a proporre una cosa? Ok, No. allora niente. Puoi proporla comunque. Io ti vedo grigio. Va bene. E puoi provare a togliere tu la chiamata e a riunirti, perché io mi sono riunito 4 volte adesso, penso che. Se c'è un modo per fissare la cosa è che tu esci un attimo dalla chiamata. Ti vedo di nuovo. Dai. E ho per qualche motivo lanciare una magia ti ha fatto comparire. Wow. Appunto, magia. Ah! E va bene. Ma qui che cosa Dark devo Souls, fare? ora meta. No! Io non ho toccato niente, è accaduto. No. Ho fatto solo in tempo a leggere You Died. Ha attaccato da solo, ha allungato la lancia ed è caduto nel vuoto. Va bene, dov'ero? Come faccio a tornare dov'ero? Allora, facciamo che ti veniamo incontro, dai. Sì, adesso ho ripulito quello che dovevo ripulire. Io Ti vorrei. sto cercando di recuperare le mie anime, ma ora le recupero e scappo fortissimo. Io so che oggi veramente si trasformerà tutto in tragedia nel momento in cui perderò 30.000 passaanime. Ma certo, ma nessuno di... Ecco qua. Cioè, io so Nessuno di che noi sarà gioca da Dark Souls da mesi. troppo. Siamo Cioè, io l'unico. l'ultima co Come ci cosa torno là? simile Dark Souls che ho fatto è stata Elden Ring, febbraio. Che comunque non ti abitua molto alla legnosità di Dark Souls. No. Per niente. Ok, allora. Oh, che paura.
Ho visto uno dei due cavalieri all'entrata di Sands Fortress e mi stavo prendendo malissimo, perché ho visto tipo la mano che sembrava una spada sguainata. Ok, allora dai, intanto ricordatemi una cosa basilare, le anime che ho lasciato per terra. Se Sì. mi riposo di nuovo al fuoco, scompaiono? No, solo se muoio di No, nuovo. no, no, Solo se muori esatto. di nuovo. Benissimo. Quindi se ora io divento umano e vi invoco, o meglio, voi vi fate Andiamo a invocare. recuperare insieme le anime, esatto. That is Allora, nice. dove sei tu adesso? Qual è il... Darkroot Basin. Ok, sei quel falò lì, perfetto. Sto pensando come arrivarci velocemente. Non ho Aspetta. umanità. Oh. Tu c'hai Allora. Lord Vessel. Forse dal Lord Vessel. No, sai che Quello mi sempre. conviene. Sai che cosa mi conviene fare? Mi conviene andare direttamente da dove sono adesso a Darkroot Basin, cioè Non ho la nemmeno. Sì, anche strada secondo me. Non ci più sono falò veloce. molto vicini. Non ho umanità. No. Oh shit. Zero proprio? Aspetta, facciamo una cosa. Io di umanità Lo... ne ho. Io di Ma umanità ne ho infatti un sì. po', quindi Invochiamo noi e se... telepassiamo, dai. Esatto. Perdo le anime lasciate per terra? No. In teoria no, No. dovresti. Ma quante erano comunque? Nel caso te le smolliamo noi. Non mi ricordo. Guardo nel mio stream. Allora. Ce l'ho ancora Twitch installato? Secondo me no. Infatti l'ho disinstallato. Madonna, se sono inutile, raghi. Da qua conviene da qui o da di là? Forse da qui, sì. Allora, intanto mi riposo a un falò che se muoio non devo smadonnare troppo. Ah, non l'avevo mai attivato questo falò. Ok. Ecco perché non ce l'avevo nel teletrasporto. Va bene. Va bene. Ah, ma mi sa che anche con Lord Vessel lì non ti ci puoi comunque teletrasportare, se non ricordo Dici? male. Penso di no. Mi sa E che è vabbè. un falò del cacchio. Però E vabbè. comodissimo. Sì, no, è stracomodo. Sono quasi. Mamma mia, mi sento quasi in colpa che sciotto qualsiasi cosa si muova. E infatti non vado più avanti di livello adesso, mi prendo tutte le armi potenziamenti che non ho mai preso nella mia esistenza. Tutto. Giusto così. Quante pozze di sangue qua. Eccomi. Allora, riposino al falò. Ci Tattico, tattico. vuole. E... Il segno non te lo posso mettere qui, Luca, ma te lo posso mettere solo appena fuori dalla grotta. Va bene, ma tanto io non posso fare Ah, ma nulla. infatti sei tu che dovresti metterlo. Metti tu un segno. Ce l'hai la pietra bianca, tanto, sì. Dovrei, sì. Quindi, ok. Dicevamo le anime non si perdono. Ma quindi nel vostro mondo io posso prendere le... Non le tue, ma... Cioè, nel senso, tipo... Ti fai invocare, ti diamo umanità o oggetti, quello che ti serve, e poi ritorni nel tuo mondo e vai con le Onesto, umanità che hai non preso. troppi perché devi soffrire, però... Esatto, ah, ma non c'è pericolo. Io ho tipo tre umanità e un'umanità gemella. Perché non posso usare la sauce? In alcuni punti non puoi usarlo. Prova ad andare un pelo più avanti, un pelo su per la salita o giù per la salita. Allontanati Ok. proprio dal buco lì, Chiuso. dall'entrata. Perfetto. Ecco.
Io sono qui, adesso aspetto che compare. Oh, mio cugino. Ciao, cugino. Beh, è il compleanno di Davide oggi. Top. Auguri, Davide. Auguri, Davide. Tutto questo io ho Twitch staccato, quindi non so se c'è qualcuno. Ma chi vuoi che ci sia? Anche se l'altra volta mentre giocavamo ad Halo Infinite si è connessa un po' di gente, Simon. Non ha scritto niente, ma ci ha guardato e ci ha giudicato. Non sta venendo fuori la cacchio di scritta, boia. No, è ancora qua. No, Ok, basta! vedo la fiammella, quindi magari sta caricando. No. Io devo ritrovare l'orientamento, non mi ricordo. No, sai che la cosa migliore che posso fare è un'altra. Vuoi lo rimetto da un'altra Ah. No, parte? aspetta, sono scemo io. Non ero umano. Ora Ah, sono umano. è sparito il mio simbolo, lo rimetto. Esatto, se ti allontani da quella zona lì succedono cose brutte. Comunque, tu qui cosa devi fare? Hai battuto Sif, ok. C'è comunque roba. L'ho messo giù, davanti Yes. alla caverna. Vabbè, Sì. io ragazzi giuro che arriverò un giorno. Ah, ma tanto dobbiamo fare questo scambio ancora, quindi. Sì, no, ma per farvi Comunque. capire, io sono arrivato in tutt'altro punto rispetto al quale dovevo arrivare, e quindi fondamentalmente sto ammazzando una farfalla, mettiamola così. Ah. Per, Ammazza farfalla. semplicemente perché ero lì, tanto valeva. Ok. È sparito di nuovo, lo rimetto giù. Holy shit. Esatto, occhio a entra non entrare nella grotta, che se entri nella grotta lui vede che hai cambiato area e te lo fa sparire. Comunque non mi usciva lo stesso. Boh. Appoggi per favore, eh? Io ti fatto e sono felice. Fatto un solo attacco alla farfalla finora, uno solo. Ah, me lo sono chiamato. Dai. Simbolo è lì per terra. Siamo nello Non stesso network, hanno. vero? Aspetta. Esatto, guardiamo la cioè tu hai la password impostata sempre con Dark esatto, sì, è Luke. quella. Perfetto. Mamma Sì, mia, mi sento in colpa. L'ho stavo per cadere. devastata. Scusa. No, non la vedo uscire, che cacchio. Provo a metterlo in su. Sì, bravo. Sto pensando se magari è perché tu il boss di quest'area l'hai già ucciso. Ah, può darsi. In tal caso, sarebbe da fare una roba, sarebbe da risalire tutto per fare la controprova, no? Risaliamo tutto. Andiamo al falò in cima dove c'è la porta, quella che per tagliare quello che ti Da chiedeva dove le si cime. andava, tutte le volte me lo dimentico da dove cazzo si andava, tutte le volte c'è la svolta a destra all'inizio e tutte le volte me la Esatto. dimentico. Bravo Manuel, bravo. Però secondo me la svolta a destra non, cioè qua non riusciamo a vedere il nostro segno, secondo me perché Luca ha già ucciso il boss di quest'area.
Nell'altra area, che è sempre questa, penso sia quella più vicina a dove c'è la porta lì, quella con il cimelio di Artorias. Ok, va bene. Quindi Quindi quella lì. secondo me, se risaliamo tutto, 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 e arriviamo al falò, riusciamo a evocarci. Va bene, se può fa. Luca, esatto, continua a salire. Esatto. Fatti strada fra i due alberelli che ti attaccheranno. Cos'è questo fiore? Posso farci qualcosa? Purtroppo no, No. è solo ambientale. È decor. Darkroot Garden. Ecco Yes, l'albero. tieni la destra. Tengo la destra, ok. Aspetta che lo sciotto. Un attimo solo. Vai. Anch'io la Zwei Under, il colpo di Zwei Under l'ho ribaltato. Esatto. Ora se continui a destra dovresti a un certo punto imbatterti in un falò. A destra. Aspetta. Sì, segui la strada, tanto è una sola. Vado ad aprire. Arrivo subito, sperando di non morire. Allora, vediamo un po' cosa si può fare. Ok, io sono all'altro falò. Ah, quello lì nascosto. Esatto. Perfetto. Tanto adesso andiamo a fare la farfalla, direi. Esatto. Facciamo uno scherzetto, Luca, noi diciamo che c'è il fallo nascosto. Ehi, ma ciao. Me ne frega del muschio rosso sangue, dammi il muschio fiorito, maledetto. Magari. Prima me ne hanno smollato uno, ho quasi pianto. Vai. No, purpureo, niente. Ok, Mi viene il dubbio se non ci fossi già stato io qui, ma mi sa di no. quanti drop. Rosso sangue. Io la chiave di Artorias ce l'ho, domanda. È nelle chiavi, giusto? Se non ricordo male. Mi sa di sì. Sì, il cimiero di Artorias io ce l'ho, l'avevo preso. Io potenzialmente posso aprirlo. Lo aprirò. Ok, Sì, quello ti risparmia di fare tutto il giro da sotto, mi sa. Sbuchi là già yes. dove ci sono gli altri NPC. Allora, adesso ammazzo tutta la scorta di Alvina. Dio, tu muori. Quanto mi avete fatto penare nella prima run? Quanto? Per 2000 anni. Giusto, c'è lui. C'è quello invisibile. Madonna. Mi saluta Chiara. Ciao Chiara. Ok. Allora. Ciao Chiara. Procedi Scusa, ero pure. preso dal momento. Tranquillo. Porca boia. Madonna.
Sono chiaramente overlivellato per quest'area, ma mi sta bene. E c'è un fuoco Ok. verde? Ma sono le tue anime quelle. Infatti. Come... Ah! Ok. Ah, ok. Devo andare da tutt'altra parte. Sì, c'è un percorso per arrivare lì, ovviamente, perché ci sei morto, però Non è qui, è dall'altra parte. devi proseguire comunque per la strada che stavi facendo. Cioè, lasciandoti dietro il percorso di prima. Manca solo quello con l'A. Tu qui c'eri già stato? Sì. Già stato, ci sono Sì, già perché stato. sì, il muro. Riposa il falò intanto. E metti un segno lì fuori dal falò. Così io ti provo a raggiungere e smollarti qualche umanità. L'ho Abbiamo messo data. qua. Non sta partendo, sta non chissà perché. Niente. Di stavolta sono umano, quindi dovrei vederlo in teoria. Ah, è perché sono pesante che non posso saltare? In teoria puoi comunque saltare. Non puoi. Cioè, fai le rotolate lente se sei pesante e cammini un po' più lento. Strano, non mi salta. Ah, aspetta. Giusto, Non perché è devo L3. correre per poter saltare. Sì, Giusto. salto su Dark Souls 1, 2, 3. Così È piuttosto. intuitivo. Oltre quello, è piuttosto inutile. Niente, non scappa fuori il simbolo. Aspetta, Allora. fermo. Ah no, il servitore del retombale, niente, come non detto. Vado a invadere un retombale. Allora, Luca, prova ad andare un po' avanti, lo mettiamo, prova a metterlo un po' più avanti. Te prosegui per quella strada che c'hai lì di fianco esatto, lì a sinistra. Prima, prima. Prima. Sì, ti porto a prendere le anime, se vuoi. Dai, sì, I love Gira you. lì a destra, esatto. Ti seguo anche virtualmente da qua. Esatto, fatti tutta la strada. Tanto per essere arrivato là vuol dire che. Ah, però te eri. Occhio, ammazza di un po', bravo, ammazza quelli. E la madoi. Fuck you. Eri già lì quando hai iniziato a giocare, quindi non sai come ci sei arrivato, giustamente. Esatto, non mi ricordo più, più che altro. Ah, your mom, your mom! Poi, una volta che hai seccato tutti gli alberelli, si tratta di girare a destra. Anzi, più che girare a destra, tenere la destra. Fammi ricordare anche a me la strada che mi sono perso a mia volta. Ok. Dovrebbe esserci una grotta sulla destra da qualche parte. Tu devi entrare in quella grotta. Non è subito a destra, è un po' più avanti. Adesso te la ritrovo perché la sto cercando anch'io. Occhio che ci sono dei cattivoni grossi.
questa. Ok, bravo, ammazza un po' di gente. Ok, intanto io sto recuperando la mappa mentale. Comincio a ricordarmi Bravo. dov'ero. Anche la porta di prima mi ha dato una grande mano. Già qualcosa. Ok, so dove sono e so come tornare in quel punto. Perfetto. Sì, esatto, la grotta la vedo anch'io da qua adesso. Sì, mi ricordavo che era più vicina la grotta, però era... dovevi ammazzare un po' di gente di mezzo. Allora, di là in teoria non ha ancora battuto il boss, ossia. Mi sa di no, quest'altro che sta di qua. Ok, allora ti raggiungo, Luke. Ah, avevo 5.000 anime. Ah, dai. E non avevo Vabbè, umanità, che... continuo a non averne di umanità. Cavolo. E prova, allora adesso prova tornando indietro nella prima, diciamo, stanza, comunque nel primo ambiente che c'era in cui ti imbattevi. Prova ad andare avanti un po' di esplorare quella zona lì. E poi piano piano, esatto, metti un Arrivo, arrivo, arrivo. segno. Oh, occhio a quella cosa, esatto. Bravo. Solo una magia che tipo ti rallenta, ti debilita. Beh, non mi ha rallentato abbastanza in fretta. Esatto, poi te, standogli lontano anche non ti piglia. Ok. Anello del lupo, Godopolis. Ciao, sono Luca e gioco in Easy Mode. Per quello ci siamo io e Manuel, che adesso ti veniamo in soccorso per senza aiutarti, ma aumentando la vita dei tuoi nemici. Fermo, Luke. Chi sono? Sei dove? Sono esattamente dove sei tu adesso, un po' più a destra. Lì? No, no, devi... Ah sì, giusto, è vero. È perché non ha le umanità e le dobbiamo smollare. Oh no, ma non sono nemmeno io umano, però. Però dovrei vederlo il suo... No, non mi ricordo. Sì, te sei... Dov'è che io sei? Sono... Dove ti cicciano fuori le cose? Sì, qua. Esatto. Sì. Cazzo, non mi sono umanizzato. Tanto lavoro per me. Stupido. Non lo vedo comunque il tuo fucking simbolo. Tu sei umano? Sì. Allora lui dovrebbe vedere. Dite che sto cercando di rincorrere il segno di Luca, ma... io lo proverei a rifare nell'ambiente iniziale dove ci stanno tutti quegli altri cavalierazzi. Vado. Che ti sì. Debilitano. Quindi prima degli, del... prima degli alberi, prima del... Pazienza. Oh, ciao! Lo faccio di fianco al primo fiore luminoso. Il primo fiore luminoso... Ok, sì, buono, lì dovrebbe essere. Ok, bello. Vediamo se ho capito come ragiona Dark Souls. Siccome sono così vicino, però mi posso andare adesso a riumanizzare. Sì, qua c'è il falò qua dietro. Il crittologo.
Dark Souls. Aia, mi hai fatto la bua, stronzo. Bravo Luca, te comunque vai, pulisci quello che c'è da pulire, fai quello che c'è da fare, perché qua vedo che comunque il simbolo non arriva. Faccio una cosa io. Esco dalla partita e rientro. Magari mi si è fritto qualcosa. Torna umano, sì. Sono tornato umano. E ho sbagliato strada perché stavo andando da Sif. Si Madonna, va di qua. continuo a non vedere una ceppa io. Molto vicino. Ok, quando... Niente, continuo a non vederlo. Te, Luca, vai, continua ad andare avanti. Più avanti dovresti trovare un edificio in rovina. Secondo me lì facciamo un altro tentativo. Comunque guardiamo se c'è proprio un segno di evocazione che è un NPC che... Vabbè, te non lo vedi perché non sei umano, giustamente, però... Fuck. Luke, ma c'è un segno lì, mannaggia al demonio. O il tuo? È il mio. Ah. Non è che siamo tordi, in realtà solo io posso vedere i vostri e voi non potete vedere il mio. No, non credo. Cioè, noi prima ci siamo evocati, abbiamo la stessa password, noi tre. Però non eravamo qui. Aspetta, Non eravamo qui. facciamo una cosa. Fa Marco, finire che ha già fatto anche questo boss. viene con me all'edificio, lo metto vicino a tu sai chi. Alla sinistra di tu sai chi, e mi dici se si vede, perché magari nell'edificio si può. For Sì, c'è caso di sì, infatti. Io reasons. non sono neanche sicuro di non aver fatto la fight qua. Ah no, in effetti io l'ho fatta appena adesso, quindi. No, anch'io l'ho fatta. Ah no, niente allora. Non è Mi che viene il anche dubbio Luca l'ha che... fatta. Io, raga, non mi ricordo nemmeno come mi Luke, fai chiamo. una cosa, fai una cosa. Lascia tutto per un secondo. Vai sopra quelle scale davanti a te, dove c'è No, ma il tiro. siamo dei tordi noi. L'ha Noi fatta? non possiamo evocare Luca perché nessuno di noi due, cioè, ha la boss fight qui Ah, attiva. e Luca giustamente non si può. Ah, No. ah, Abbiamo sbagliato ogni cosa. Oh! Vai Luca, sei da Vai. solo, ma questo boss ti farà. Ti Ma farà le pippe. va bene, facciamolo. Diciamo che ti farà vedere le stelle, oppure no, un altro tipo di astro. Moonlight Butterfly. Oh! Yes, una Ok. farfalla. Vabbè, io a sto punto vado. No, morire. Dicevo. Rosrotola, scapriola, scapriola, se riesci. Cura, 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 cura. No! Bravo. Non troppo bravo. Occhio scapriolare nella direzione del coso. Scapriolare, esatto, meglio contro. Bravo. Come è cresciuto bene. Mica Sì. tanto. Dai, ora scende, si fa uno snack. No! Sì, no, i bordi di merda, vai più vicino. Occhio! Occhio. Ok. Curati. Schiva. Bravo. Mago, è mago. Mago, Letteralmente. è il mago della schivata. Scusate. Ah, botti, ti muori, basta. È morto, dai.
Nice. Ok. Self respect okay. accepted. Oh, grande umanità. No, oh, vedi cosa ti ha droppato? No, no, dall'altra parte, sì, finisci di scalare la torre. C'è roba più che altro per quello. Pim, 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 pim. Io ho dei ossi del ritorno, sì. Che non mi ricordo se avevo lottato là in cima, ma penso di sì, dai. Perfetto, a questo punto cosa ti rimane da fare, Luca? Allora, sei andato nel... dove ci sta il fuoco lì, come si chiama? La lava, di sotto? Nella lava land. Chi è sto tipo? Ciao, c'è un tipo. Morto. He's dead. È un fabbro. Chi è? Yes. L'amico di, di Andre. È un amico di Andre. Ma io voglio sapere cose. Tieni a mente questa cosa che hai detto, Luke, è molto carina. Mi hai dato un panino, ti sarò eternamente grato. Chiaro, per i sotterranei della torre di osservazione del borgo dei non morti. Ah, leggiti la chiave che ti ha dato piuttosto. Basement tower key. Sotterranei della torre. Quella potrebbe essere la nostra prossima tappa. Tanto è una roba veloce. Di nuovo in Undead Burg. Non è tanto lontano da qui. Sì, ma lo odio. Maledetto Undead Burg. Ma adesso sei molto più forte di prima. Certi sentimenti non cambiano. Ci sono racconti di un eroe diventato vuoto che è stato rinchiuso da un caro amico per il suo bene. Interessante. Che storia. Muschio rosso e fiorito, sì. Ok, Luca, ora il modo migliore per arrivarci è o tornando indietro per la strada o usando un osso del ritorno che dovresti averlo droppato lì. Ma ne ho 1000, tipo. Sì, sì, almeno ci fuori al falò. E rifai la strada fin dove più o meno un po' prima, in verità. Però fai come per ritornare da dove siamo partiti, quindi dal fuoco, dal falò che c'era nel Gola Dark Root Basin. Ok. Ah, divento umano prima, magari? Se ce l'hai l'umanità, no. Sì. Ora sì. Io quasi che la terrei per sicurezza, me la terrei... buona lì, perché tanto ancora non possiamo evocare, cioè dove andiamo non possiamo neanche essere evocati. Sì, però... hai ragione, Marco. Tra un attimo. Ciao, Aldo. Che non ci evitiamo di... Sono un mago e tu sei morto. Tragic sleeps. Ciao, Albero. Sono un mago e tu sei morto. Che roleplay. Vero? Bobby Tails colpisce ancora. Bobby Tables. Marco, tu sai perché si chiama Bobby Tables, vero? No, non era Tails? No, Tables. È in riferimento a un fumetto di XKCD. Presente, sapete chi è XKCD? È il fisico teorico che fa fumetti, quelli con gli stickman, tutti base scientifica. Okay. E sì, praticamente sì, c'è questo fumetto dove c'è una mamma che riceve una chiamata dalla scuola, in cui la scuola le chiede: è suo il figlio drop tables due punte virgola no, punte virgola qualcosa, che praticamente vanno sono dei comandi SQL. Dei comandi che fanno cancellare un database.
E se passano... Esatto. E la mamma dice, sì, sì, è il nostro caro Bobby Tables. E il personale scolastico, tipo che l'ha chiamata, dice, ma perché l'ha chiamata così? Ma mettendolo nei nostri registri abbiamo perso tutti i nostri studenti. E tipo, e la mamma fa, la prossima volta imparerete a difendervi dalle SQL injection. Esatto. Che bello. Sanificate le vostre stringhe, maledetti. E niente, è una cosa tecnica. E tra l'altro, fun fact, proprio di recente una delle aziende che seguo ha ricevuto un attacco SQL injection, fallito perché le stringhe erano sanificate. Però tipo sono arrivati 100 registrazioni in cui nel campo utente mettevano delle lunghissime stringhe di comandi SQL che cancellavano i database, li copiavano da qualche parte, ovviamente li copiavano, poi li cancellavano e li mandavano in giro eseguendo dei comandi strambissimi che non sapevo nemmeno esistesse. Vabbè, dunque io qui devo andare... Che storia. Allora, lì devi scendere giù di sotto. Non devo andare di qua? Esatto, da lì. Esatto. Sì, esatto, lì inizia la discesa. Scendi giù praticamente, non... Oddio, se vuoi puoi... ecco, no, fai una cosa. Arriva al falò, riposa al falò e poi dopo andiamo alla Watchtower che c'è lì vicino. And the bling. Yes. I got the drip. Poi dopo che avrei fatto questa tappa qua, dobbiamo capire cosa vogliamo fare. Ma qui c'è un tipo. Allora, tu eri arrivato fino in fondo, se non ricordo male. Un arco. Ah, sì, esatto. Quello è il set del cacciatore, tipo dell'arciere. Sono arrivato troppo in fondo, credo. No, devi scendere ancora. Sì, quella era una sporgenza che forse non avevi visto la prima volta. Tough enemy ahead. Che nemico c'è qua? Forse è il cavaliere nero che avevi già ammazzato. Il cavaliere nero. C'era un Dark Knight. Esatto, riposati e poi torniamo indietro e risali un po', non tutto. Cioè, poi se ti guardi un po' intorno magari si vede anche la torre, non ci ho fatto caso, ma dovrebbe vedersi. Diventa umano? E più o meno dove ci... no, non ancora. Non ancora, perché non sarà... potresti panicare in questo pezzo. Devo proseguire lungo il tunnel oppure tornare indietro e... No, torno indietro, esci fuori e risali un pezzo di Darkroot Basin e poi prova a guardarti intorno, vedi se riesci a vedere una torre. Così hai un po' un punto di riferimento. Conta che dovrebbe essere uscito a sinistra, però chiaramente non puoi andare a sinistra, quindi risali e via via. Vabbè, la torre l'ho vista però. Esatto, è quella là. Devi andare lì. Ci vado! Let's go. Rotolo. Andando? Sta andando? Sta andando. Rotolo. Sta andando dove c'è l'amico rinchiuso nella torre per il suo bene. Ok, perfetto. Mamma mia, che slalom. Non ho mai fatto uno slalom del genere. Udedum. Sto andando dall'amico rinchiuso per il suo stesso esatto. Bene. Ci sono delle scritte che significa che c'è qualcuno o qualcosa. Allora. Weakness. Ok.
Lo vedo attraverso i Cosa c'è buchi. scritto? Weakness, non ho letto. Vedo il personaggio che compenetra la porta, raga. C'è qualcuno che. No. Chissà se posso. Aspetta un po'. Dai, che ne sai, magari è amichevole. Io qua mi fermo. Beh, magari è un NPC. Sì, posso ucciderlo attraverso la porta. E lui può uccidere me. E mi ha quasi ucciso. No. Quasi shottato. Questo stallo alla messicana. Ho aperto e è scomparso. Eccolo. Mi vuoi fare? Mi vuoi fare? Oh no, amico, no. Non si fa così. Oh! Dio. No, si è buggato. Però che culo! Io ti consiglio di fullarti comunque la vita per sicurezza. Ok. Tanto hai Ciao. visto quanto ti ha tolto con una mazzata. Ciao. Nice. Ehi, bella armatura però. Conta che quell'armatura ha tipo i valori di resistenza magica tipo più alti. O fra i Anello. più alti comunque. Anello di Havel. Andiamo un po' a vedere. E negli anelli. Maximum equipment load. Toggle display. Havel la roccia. Il vecchio compatriota di battaglia di Lord Gwyn. E gli uomini di Havel indossavano l'anello per esprimere fede nel loro leader e per supportare un carico più pesante. Quindi pensa che storia, ci stava un tizio Havel che era un grande amico di Lord Gwyn chiuso in questa torre. Lord Gwyn Per il era suo il padrone bene. del cagnotto che abbiamo ucciso prima, giusto? No. No, quello è Artorias. Artorias. Aspetta, Lord Queen chi è allora? Non mi ricordo. Lo dice nell'intro, è uno dei boss principali, diciamo, delle creature più potenti in assoluto, perché hanno avuto accesso a queste anime primordiali, potentissime. Lord Gwyn è Lord of Sunlight, mi pare, Lord È della quello che luce, controlla il Lord portone d'oro in fondo alla lava, tipo. Lord Gwyn. non precisamente, però in qualche modo sì, nel senso che lì ti diceva, se non ricordo male, che il potere era chiuso cioè il portale lì era chiuso dal potere del grande Lord. E quindi per affrontare quella nebbia lì dovevi avere, cioè necessariamente dovevi avere l'anima di un grande Lord, o comunque. Ok, chiaro. Cioè, Quindi sì, chiaro, insomma. indirettamente sì, indirettamente sì. Mamma mia. D'obbligo. Ok, hai fatto anche Havel e adesso siamo rimasti al punto che appunto lì a Lavaland hai fatto tutto. O comunque sei arrivato a quella porta dorata, insomma, con la nebbia dorata che hai bisogno del potere del grande Lord. E quindi c'è un po' di strada aperta. Le strade sono le catacombe. Oppure quella strada che c'era di fianco ad Andre, che portava a una fortezza. Non so se ti ricordi. La strada di fianco a Andre che portava alla fortezza, quella no, non è quella Quella che che di Messer Cipolla. si era aperta,
L'avevi aperta, no? Sì, me lo Esatto, sì, ricordo. dopo che hai suonato la seconda campana, Quella che si esattamente. era aperta quando hai suonato la seconda campana. E io ho Madonna, one messo shot una gli nebbia da scheletri, voce, c'è la quindi non roba. so più. Ok, allora per arrivare laggiù devo fare un botto di strada. Facciamolo. Va bene, ok, Meno di quanto bello. pensi. Dov'è che vuoi andare alla fine, hai detto? Di fianco ad Andre, dove era seduto il Messer Cipolla, che si è aperta la Sì. porta. Eccoci. Messer Cipolla, che bello! Arrivo. Ne hanno fatto un Perry. Sarà roba. Adesso sto andando giusto. Poi io ci provo. A me no. E fa vedere, fa vedere, fa vedere. Sì, no, ci sta, è giusto. Ti rifai un po' di strada, ma normale. Sì, anche Esatto, perché lisce. noi adesso ti diamo una mano perché non è che ci giochiamo 2 volte a Un settimana nuovo drago. costantemente, Ma noi, io posso porca ucciderlo, sto miseria, non drago. ci giochiamo da 4 mesi, 6 mesi, boh, ho perso il conto. Da Allora, no, quando lì gli serve passa col. suonare la chitarra. Esatto. Fatelo pure la strada lì col drago. No fear. Nel senso che gli fai il trick, guarda, non so, tanto. Allora, corri sparatissimo verso il centro a metà del ponte, dove ci stanno quelle due torrette, diciamo, e ti metti dietro a una delle due torrette. Ah, questo però non doveva farlo. Beh, l'ha Vabbè, ok. fatto. Non Vai, lo volevo corri, fare. corri, verso destra, verso destra. No, Esatto. Lui verso tira il fuoco. Aspetta. Aspetta qui tipo 10 secondi, 20 secondi, qualcosa. destra. Ma io Lui non ti far scende. vedere. Non ti far Lui vedere. scende. Appena scende, corri. Esatto, ti infili là Corri, sotto. non ti voltare, corri, corri, Vai, corri, vai, vai, corri, sotto, sotto, sotto. vai, 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 v
Siediti al falò! Siediti a quel cazzo di Falò. falò! Subito! Subito! Undead Al Parish. falò! Al falò, cazzo! Dai. Bravo. Ok, adesso non riusci, non uscire. Non uscire di Ma là. perché non posso più sedermi a falò? È perché qualcuno ti ha visto cattivo. Quindi l'importante è che ti sei seduto, non ti preoccupare. Adesso puoi andare o Su di lì là. o di là, che non mi ricordo se c'era andato, però in teoria sì. Di Ah, giusto, no, qua. c'eri andato, mi sa. Lì, vai, te vacci un attimo, vedi cosa. Sicuro. Lì c'era una cosa interessante. Sì, c'era stato di sicuro. Di sicuro. Vabbè, sei Però diventato dai, per vuoto. recap ci sta. Sì, qua ci sono dei esseri vuoti che non sono aggressivi, Sfigato. però. Ah, se ti ricordi in tutto ciò, vabbè, ti do giusto perché ho fatto un salto al santuario del legame del fuoco, del vincolo. Qui non c'è tipo nessuno, tipo non c'è Petrus, non c'è un sacco di gente che non sai dove sono andati, però dicevano di dover andare nelle catacombe a fare robe. E in più ti ricordo anche, nel caso te lo fossi dimenticato, che è morta la guardiana. Sì, me lo ricordo. Ok, Non so cosa fare con questa informazione, ma me la ricordo. perfetto. Mi ricordo anche che l'ha Vabbè, ucciso quello dorato che ho liberato. Ok. Almeno mi Ok, ricordo questa esatto. cosa. Segui le scale adesso che ti faccio arrivare da Andre al Se non volo. sbaglio, te l'avevo rivelata io involontariamente questa informazione. Dai, sì. Ma no worries. Beh, dai, era un po' sus. Sì, di base, cioè io non. Poi era lì di fianco, nel senso che, cioè, chi sarà mai stato? Beh, qua corri, Luca, corri come un pazzo, vai dritto per dritto. Ok. No, non te li cagare questi squinzelli.
Vai dritto, 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 entra nella chiesa là in fondo. E alla chiesa. Sì, qua forse devo fare giusto un po' di slalom, ma non c'è neanche troppo bisogno. Esatto. Alla chiesa, cioè, ti aggreranno anche quelli un po' più grossi, ma se te fai un po' di slalom, ci passi attraverso. Cioè, o comunque gli schivi, ci rotoli di fianco. Esatto. Ora, in fondo alla chiesa là, poco prima dell'altare, gira a destra. Bravissimo. Esatto, dritto per dritto. Testa di cazzo. Dio, sei un esercito alle spalle. Non ti fermare. Fuck you. Bene, arrivato al falò lì di Ander, direi che puoi tornare umano. Finalmente. Avete un'AI troppo stupida per venirvi addosso. Allora, aspetta. Devo. Oggetti. Un campanile suonato da qualcuno. Ah, Usare sono detto anch'io. l'umanità. Poi. Reverse hollowing. Io. Humanity restored. Yes. Sono di nuovo un essere umano. Dopodiché vado giù dal signor Andrea e dico ciao Andrea. Sì, se non c'è bisogno, cioè, oddio, se non vuoi, se vuoi potenziare delle armi ci sta, però non ti serve. Ciao, Voglio solo ciao parlarci. Andrea. Io. That's a fine ember you have there. Ah, giusto, è vero, avevi trovato un ember. Give Quella dal l'argent. fabbro là in cima. Se Gliela do? non ricordo bene. Ma sì che Vai, vai. gliela do. Guarda come Un Andrea, com'è fabbro contento. Lo rende saprà cosa farcene. felice. Bravo Andrea. Allora, poi. Vai, sei già umano. Mr. Andrew. Fantastico. Rinforza l'arma. Io mi... Vado a metterti un segno davanti alla fortezza. Let's go. Posso rinforzarmi? No, che non posso. L'asta da stregone. No, non ha senso. E oddio, non mi ricordo se. No, mi sa di no, mi sa che non. Allora, in realtà, se non ricordo male, puoi. Ehi, qui Non ti posso. Vuoi. dà un... Posso comprare Adesso qui. un simbolo di Artorias. Apre la porta sigillata in mezzo alla foresta, ma questo... Non ti serve più molto, però. Costicchia e non... Esatto. Perché era la porta del falò di prima. Tipo, avevo fatto il giro io Esatto. per arrivarci. Esatto. Esatto. Vabbè, ciao Andrea, ti ho dato quello, ma non mi servi. Spoiler, non Che è cazzo è troppo uno quello? spoiler, però. Ah. Ma Puoi fare Andrea, ma tu quello? vivi qui vicino? Ma come fai? Andrea, è un fabbro che vive nei sotterranei. È simpatico, è grosso e barbuto e probabilmente immortale, direi. Vive di fianco a un demone senza faccia che spara fulmini. Merda, mi hanno invaso. No, Spaccali, no, becco. dove sei? Sono nel fortress. No. All'inizio, vieni, presto. Cioè, non so se farò mai in tempo. Maledetto spirito oscuro di sta ceppa. Eccolo, ma è fortissimo. Inchino valoroso. Sono in fat roll, mi farò il Bravo, culo. prendi Così. tempo con tutte quelle stronzate del... Ah, ma c'è la resina, anch'io, anch'io. Fortress dove? No! Dove sei tu? All'inizio, inizio. All'inizio, inizio, sto arrivando.
Sto arrivando, sto arrivando. No, perché non gli ho fatto il... gli ho fatto il parry, ma non ho fatto il riposte. Sei morto? No. Arrivo, sono... Ho messo Beh, è il morto. simbolo davanti al pulsante. Ok. Mi Avvocato, mi sa? No. Sì. è arrivato, non mi sta No, arrivando. mi shot, bastardo. No, No, sono mi ha stato convocato. shottato. No, niente. Sono stato convocato adesso. È andata male. Cacchio. Disconnesso, niente. Sad. Vabbè, sono nabissimo io con sta build. Ok, Comunque io vabbè, te alla cos'hai? fine. Sì? Ok. Alla fine ho investito le mie 60.000 anime in titaniti importanti. Quindi Mi sembra sono un giusto. po' più tranquillo adesso. Era la cosa migliore da fare. Sì, tanto stiamo giocando per giocare. Comunque lui aveva dei miracoli della Madonna, tra Sì. l'altro. Sì. C'aveva, oddio, un miracolo che non mi ricordo neanche comunque, tipo quello che spara l'ira divina, però la spara lontano. Non mi ricordo neanche come si chiama. Quello non me lo ricordo nemmeno io. Ah, ma aspetta, non il fulmine. No, No, la allora no. spinta, la forza, la spinta. Ah, sì, ho capito. Sì, ho capito. Ok, Luca, Accordi. quando vuoi... Ah, stai facendo le Ah, armonizzazioni, ok. mi sono Bravo, levelappato. Mi bravo, sono sono messo così simile. due intelligenze in più. Per me praticamente sono veramente un cannone di cristallo, Rai. Eh sì. Allora, io Ah, stai metto... facendo il demone di Titanite là, No, l'ho ok. già fatto, l'ho Io saltato metto tre volte. il mio Io ho messo il mio simbolo. Ok, io Aspetta. aspetto un attimo perché se lo rimetto mi rinvadono. No, Luca, lì ritorni a Darkroot Basin praticamente. Ah, C'è il ok. giardino lì davanti. Mi fotta il giardino. Era, la porta era quella subito al piano sopra di Andre. Ho capito. Beh, comunque ho preso su una roba demoniaca. Ci sta, ci Parlo sta. con Non mi ricordo cosa potenziali con le robe demoniache, It's però the le robe Emperor of the speciali, mi sa, Blind. le armi speciali. Ah, Divine Ember, ma certo, Andrea, tieni pure. Andrea. Adesso ti fa le armi divine anche. Oltre che quelle large. Nessuno mi invade, nessuno mi vuole. Adesso ti invado io, uso il globo incrinato dell'occhio rosso. No, che sono veramente Ah, nabissimo in PvP con sta build. mi ha detto che ho un Ember che è molto interessante, ma che lui non sa usarla. Ti ha detto qual era? Odd Ember, però in realtà Ah, forse quella. ok, C'è quella che però devi puoi dare andare a al vedere che è in ladro. Flame Ember, secondo me bravo. quella è l'Ember di Sonic. Ma scusa, la Chaos Ember l'avevi letta? No, non ho letto niente. E sono Leggi, patacchello. leggile. Ah, Andrea è uno dei pochi che quando parla non ride, per quello li voglio così tanto bene. Oddio, Ma come non ogni ride? Io mi tanto ricordavo ride che ogni tanto ride. anche. Sì, ogni tanto, non sempre. Non è mica come il Crestfallen. Vabbè, il Vabbè, Crestfallen, poverino, c'ha una vita un po' così. vita grama. Chaos Flame Ember è un'arte della città perduta di Izalith, gestita soltanto da fabbri che conoscono i metodi antichi. Ok, i
le armi potenziate in quel modo sono armi demoniache modificate dagli umani. Va bene. Andiamo. Chi ha messo il simbolo dove? Se vai avanti dovresti vedere il mio e quello di Manuel in proprio in successione. Quello di Manuel non c'è più. Ah. Manuel è esploso. Il mio è subito entrato nel in questa fortezza. Be wary of fall. Ten fortress. Che cazzo è? È andata bene, bella, hai attivato la trappola ma eri sfalsato dalla porta. Infatti, in compenso mi stanno venendo addosso dei dinosauri, direi. Ma non è un problema. La trappola comunque non si è attivata per caso, che vorrei farti fare. No! Ho fatto... Ho fatto una cazzata. Così fatto? Per sbaglio, prima, per provare a fare quick exit, diciamo che ho invertito i comandi della visuale orizzontale, quindi adesso quando guardo a destra guardo a sinistra. Aspetta. Posso? Sì, ho sbagliato. No, adesso funziona tutto. Adesso funziona. Sono i serpenti con le gambe, wow. Questi sono i serpenti prima della maledizione di Dio, che aveva le gambe, il serpente. Serpente condannato a strisciare in seguito al peccato originale, almeno nella mitologia. Mi piace questa tua reinterpretazione, bravo. Un esperto nel dire cose a caso. Beh, dai, un riscontro ce lo può avere anche in potrebbe, questo potrebbe contesto, essere qua. Meno esatto, potrebbe essere meno a caso di quanto pensi, ma qua sono giappo, i giappo sono sempre un po' il king per la mitologia ebraica. Eh? C'è Chiara che ogni tanto si gira e mi guarda male. Eccomi, eccoci. Perché uno è giallo e uno è bianco? Io sono giallo perché sono un guerriero del sole. Oh, bello, certo, potrei dimenticarlo. E poi c'è Manu che guarda come fa il figo. Oddio, mi sono reso conto fino a... Sembro un pochino Helsing, sembro Alucard. Sì. Press the sun. Yes. Summon il Phantom. Aspetta che ti saluto. Gioia, sì. Sì. Ah, questa è la posa da Giant Dead. È una build di Dark Souls che un requisito per la build è avere questa emote. Ah. Wow. Io giuro che per qualche motivo pensavo che ti chiamassi Bobby Tails, comunque, non Bobby Tables. Ma va bene uguale. Ero sicuro di questa ogni cosa. Ogni tabella di un database è un racconto a modo suo. Va bene anche Bobby Tails. Oh. Guarda cosa abbiamo qua. Oh, sì, finalmente. Mi domandavo come mai non avessi ancora visto delle lame oscillanti in questo gioco. Delle asce giganti. È il momento. Bene, allora, Takeshi's Castle. Fai strada che noi ti seguiamo. Ma col cazzo. Per forza. È il tuo mondo. Yes. Io prima me lo sono preso una nella schiena, proprio non ho più... Oh, grazie! Oh, no! Mio Dio, mi hai fatto un favorone incredibile, in realtà mi ha salvato. Bravo. Dio, qui finisce malissimo. No, no, Leo. Grazie, Goldfinder. Molto, molto carino da parte tua. Grazie. Prego, prego.
un piccolo aiutino ogni tanto non si nega. Bene, vado a fare male al tipo che mi ha fatto male. Un attimo solo. Al tipo che mi ha fatto male. Ah, sei un serpente mago. Che sfigato. Aspetta un po'. Oh. Che stupido. Sì? Grazie. Ah, scusami, ti stavo blocca body bloccando. Occhio. Io gli do fastidio. Io ho paura a muovermi. Grande. Ok. Cadi giù, cadi giù. Non ci sono nemici, ok. Be wary of trap. C'è una trappa, va bene. It's a trap. It's a trap. Minchia, come fai a schivarle tutte le trappole? Io non ci credo. Beh, c'era un cartello grosso come una casa che diceva attenzione trappola, però, eh. Sì, però... Oh no! Ok. Io la prima volta, pure con i cartelli, me le sono pigliate tutte le trappole. Ma è perché sono un ninja. Sei un ninja con le monetine. Oh, guarda che sfigato quello lì sotto, guarda come muore. Oh, look at that! Bonk. È grosso lui, eh. Sì? Più grosso degli altri. Peccato, poteva scegliere di essere grosso in un punto diverso da quello. Oh! Aspetta, continua. Ah! Oh sì. Oh, Gardaland. Guarda come ti ammazzo con un lancia. Va Ok. bene. Dunque, dicevamo. Qui sotto cosa c'è? Right trap. Ok. Ah, c'è una palla lì. Ah, figo. Ok, non mi interessa. Beh, vieni un po' più indietro, Marco. Scusa, non volevo body bloccarlo. Vai, sei libero. Aspetta. Ok. Fast as fuck, boy. Oh no. Ci ho provato. Oh no. Bravo. Cosa faccio? Attraverso la luce bianca. No, mi fa scomparire questa luce bianca. Ok, No. allora attraverso. Puoi comunque tornare sempre indietro, quindi non ti ha tagliato fuori. Oh no! Che è successo? Manu si è disconnesso. No. Si è fatto eliminare dalla palla. Che succede? Sono successe cose strane e mi hanno distratto perché erano troppo belle e quindi la palla è arrivata poi. Ah, va bene, non preoccuparti. Oddio. Arrivo anch'io adesso. Ah, ti Ecco, qui ci aspettiamo qui in sono. zona, tanto non hai esplorato bene qua dietro, Luca. Quindi... Luca, qua devo tornare Quindi... indietro, ok. Quindi... Maledetto. Farò in modo che tergiversiamo da queste parti noi. No, ma adesso arrivo in tempo zero. Nice. Mentitore più avanti. Ok. Ah, oh. Nope. Quel meme che hai mandato nel gruppo, Sì. in cui c'erano i mimic, un modo per riconoscerli è guardare la catenella.
la catenella così a tondo, diciamo arricciata, non è un mimic. Se è più sciolta, diciamo più lineare, è un mimic. Oh wow. For reasons. Allora, ho tirato fuori un anello. Ring of Steel Protection. Questo anello è appartenuto al Cavaliere Re Rendal. Ti dà della protezione potenziando la tua difesa dagli attacchi fisici. Oh. Ma la spanculo. Questo Cavaliere Re Rendal è riuscito a ammazzare un Drake, quindi un drago, diciamo, e mm-hmm. tagliarlo a fettine. Sì. Drake, non so se Drake intenda. Fammi vedere la traduzione in italiano. Drake viverna, forse. Viverna. Drake intende viverna. Dragon e dragon. Qui c'è stata un po' di confusione con l'adattamento. Okay. Sì, è tradotto dragone gigante, però penso intenda viverna. Dove sei andato, Luca, in tutto questo? Sono tornato al punto di prima. Ah, ok. Ti sei perso una cosina fuori, ma immagino che potremo tornarci. Arrivo subito. Mi sono perso una cosina, allora non me la perderò. Dai, palla, cadi di nuovo, così posso passare. Allora, entra qua dentro e aspettiamo che caschi una palla, e appena casca, affacciati e guarda a sinistra, giù di sotto. Vai. Non è possibile. Non ho visto, adesso lo rifaccio. Esatto, aspettiamo la prossima. Ragazzi, io prima questo l'ho fatto alla prima botta, senza problemi, mentre aspettavo, sciallo. Com'è che adesso che un minimo quasi avrei mai fretta, zero, proprio niente, vaffanculo. Shotel. True classic. Lo Shotel è l'arma di... Di quello dorato. Di... Cipolla, ciao cipolla. Posso buttarlo giù con un calcio, davvero? No, ti prego. No. Guarda com'è tutto abbattuto. No, infatti non lo farò. Splendid news, I tell you. E ride. Try kicking. Yes, indeed. I've run up against a wall, or a ball, to be precise. I'm afraid... I'm a bit too tough of running those. So here I but who knows? Ah, non può andare avanti perché è troppo ciccione per sfuggire le palle. Oddio, ma li vedi anche tu i dragoni qua, i serpenti che stanno cadendo da... C'erano l'animazione della caduta e non... No, io ne vedo uno che corre. Da te è buggato, da me è buggato, esatto. Diversamente, è bellissimo. Esatto, io ho visto queste cose. Motivo per cui poi... Ma che succede? Oh! Ma che fanno? Che salto? Ma che salto? Ma che mi significa un salto del genere? Ok. Comunque avete il mio segno. Dov'è? Davanti a voi. Oh, bravo Manuel. Nice. E comunque questi sono rimasti in piedi morti. Fanno... Mi dispiace un po' morti. Per loro. Da me sono morti normali. Da me uno ha l'animazione idol, l'altro ha l'animazione caduta. E sono entrambi sul precipizio, sospesi nel vuoto. È giustissimo così. Oh, ma sono due palle, una intersecata all'altra. Che storia. No, facciamo due, esatto. Sono due palle, una dentro l'altra, l'avete vista? Sì. Perché probabilmente una le collisioni e l'altra fa spessore. No, cosa è successo? Io non ho neanche bevuto stasera. Com'è possibile tutto ciò? Ti è buttato giù? Non ci credo. Ho fatto una rotolata per farvi spazio, ma è stata un po' troppo paziosa. Una rotolata di troppo.
Vabbè, no worries. Mi spiace, tanto... ragazzi. Ma adesso io aspetto qui e intanto mi metto un po' di zuppetta. Va bene, io arrivo. Io mi prendo, visto che io non posso dire la stessa cosa, cioè che non ho bevuto perché ho bevuto una birretta, continuerò su questa cosa, su questa linea strategica. Quindi vado a prendermi una birretta. Così puoi dare la colpa alla birretta. Non c'era un equipaggiamento che faceva recuperare vita nel tempo, tipo? Sì, ma non è qui, non ricordo dove sia in realtà, se devo essere sincero. Perché uno mi ricordo che era tipo lo scudo del paladino che ammazzi nelle catacombe. Però mi ricordo che c'era anche un'altra, tipo un elmo possibile. No, l'elmo è quello del mimic che la vita te la toglie. Ah, l'anello, okay. C'è un anello, ma non ricordo dove si prende, molto bene. Banalmente. Manu, sei tornato? Sono tornato. Non ho capito in che stanza siete, però. È quella dove c'è la trappola, subito quando esci... E c'è la palla e quella subito a sinistra dove ti ributti per andare perfetto. Avanti. Perfetto, va benissimo. Ci sono allora. Comunque, ragazzi, volevo dire che nel nostro canale c'è un video che viene visto un sacco di volte. E il video è quello dove siamo muti e c'è la musica di Davide che ha fatto Marco. Che meraviglia. No, io non ti nego che l'ho visto una volta di recente quando ci siamo detti di rifarlo, cioè di andare avanti su Dark Souls, perché era l'ultimo che c'era, quindi volevo vedere dove eravamo rimasti. Wow. Quindi più di una visualizzazione mia, perché poi l'avevo visto anche quando l'avevi messo, l'avevi uscito. Quante visualizzazioni ha quel video? Lo dico. Aspetta. Il video più visto è quello dove non parliamo. Bellissimo. Sì, vabbè, non pensare tante visualizzazioni, eh. Di media facciamo 4-5 visualizzazioni e un mi piace o due. Invece quello dove non parliamo ha 28 visualizzazioni. Vabbè, e 4 comunque, mi piace. Oh, un sacco in più. Allora, in your tables, prego. Ah, qui c'è la palla che rotola. La rotopalla. Un'altra palla c'è. Okay. Esatto. Oh shit, sto per fare una stronzata. No, via, bravo. Cos'è stato? Io rimarrò qui per un po'. Go. Oh! Ho grindato sulla tua testa, è stato bellissimo. Oh. Ah no, niente.
Elation. Aspetta, prima che fai qualcosa, cosa vuoi fare? Voglio fare questo. No, volevo farti fare un'altra cosa. Aspetta, non me lo ammazzare, non me lo ammazzare. No? Come no? Peso. No, non ammazzatelo. Prendo l'aggro. Niente. Prendo l'aggro. No, non prendo l'aggro. Niente, ah, bravo. È stato investito dalla palla. Vabbè, niente, dopo si sta. Aiuto, Angelo. Ciao, Angelo. Sono Batman. Mamma mia, questo mi ha spaventato, devo dire la verità. No, allora, io ho sentito il turun, ho detto, chi cazzo... Che strano effetto sonoro, questo Mimic. Questo Mimic, però che è strano, è su Discord, anche lui. La cosa che volevi fargli vedere, però, non è... No, vabbè, gliela faremo vedere un'altra volta. Però è stato bello come era riuscita come cosa, però subito è arrivata una palla che l'ha travolto e distrutto tutto. Stai giocando Dark Souls? Sì. Stiamo giocando, yes. Dark Souls Remastered, sì, ma adesso... Oh, ma cosa c'è, Luca? Adesso te lo procuriamo anche a te, Dark Souls Remastered. No, più che altro, Luca c'è... nelle altre stanze c'era la Marty... che con Sufi stavano guardando The Ring. Vabbè. Ho detto non c'ho voglia di quella roba. C'era Lore di là che stava giocando anche lui del The Ring, non c'ho voglia di quella roba, perché faccio Dark Souls. Ma noi siamo più simpatici. Almeno qui non condividi. Non condivido? Nel senso, lo schermo. Ho le dita per te, Luca. Stai streamando? Cosa stai facendo? Sì, stiamo streamando, ma in realtà streamo perché così salvo. E salvo le giocate. Luca non si è reso conto di essere andato molto vicino alla morte. Sì, sì, infatti io tipo ho incrociato le dita. In che senso? Ah, perché se non scendo abbastanza in fretta vengo schiacciato, tipo. Sì, guarda cosa c'è sopra in cima. Non si vede appena, però ci sono delle punte acuminate ricoperte di sangue. Come Roshi ti ha seguito? Grazie come Roshi, non so chi tu sia, ma sei carino. È Arianna. Ah, grande, vedi, carino. Adesso gli avevo detto che facevamo live e gli ho girato il canale. Does not open from the... Oh no, invasione. Dark. Oh sì, invasione, siamo in tre. Andiamo. Beh, io sono scrausissimo. Beh, è il momento di morire, I guess. Ah no. Oh cacchio. Aspetta, mi sa che provo a scenderla di qua. Manu, dove è andato? Dove sei andato, Manu? È sceso. Manuel va a fare il cacciatore. Ho paura. Allora, scendiamo da qua noi. Proteggete il mago. Ah no, il cacchio è da qua. Chi è che ha aperto questa porta? Oh, è qui. È qua il tipo. Arrivo. No, vabbè. Arrivo. Che figlio della merda. Resisti. Figlio della merda. Che figlio della merda. Sono morto. Cosa ha fatto? Si è messo tipo sotto. Noi eravamo tipo su un terrazzamento. Lui si è messo sotto a quel terrazzamento e ha fatto due botte di della cosa oscura lì che fa danno tutto l'area intorno. E chiaramente i muri non esistendo su Dark Souls. No, esistono solo quando hanno voglia. Sì. Beh, raghi, torniamo al problema iniziale. Io non ho umanità. Oh no. Allora. Fortuna che avevo speso tutte le anime. Ma quindi, Angie, se avessi Dark Souls Remastered, non verresti a fare le ragdoll brutte insieme a noi? È amato, è massimo tre giocatori? Non mi ricordo se c'è quale limite. Con le dita vizzite si può giocare anche in 4, se non sbaglio. E io le dita vizzite ce le ho. Sì, mi sa anch'io. Sono tornato all'inizio. Esatto. No, mi ha colpito attraverso una colonna. Ma dai, ma come cazzo si fa? Io, raghi, in realtà posso ancora per massimo una ventina, trentina di minuti, direi. Ok, va bene. Sono morto. Ho perso le anime che avevo conquistato. No.
Ma in realtà erano pochissime, avevo fatto tipo 3000 anime, quindi va bene uguale. Mettimi un segno tu allora adesso, così ti evoco e ti do un paio di umanità. Me lo metti subito all'inizio del... Dark Soul non mi fa impazzire. Neanche a me in singolo, però in multi si rompe così tanto, è bello parlarci sopra. Le cose. Prima stavo se volete parlando... Elden Ring che l'ho platinato. Hai platinato Elden Ring? Io non sono... Tanto è facile, penso che sia il soul like più facile da fare. Sai che io non ho neanche mai visto un video di Elden Ring? So solo che si chiama Elden Ring, letteralmente non so nient'altro. E che ci ha lavorato Martin. Ci sta. Esatto. E me l'ero dimenticato. Quello del Trono di Spade. George Martin. Ah, Martin, sì. Giorgio Martino. Giorgino. Invece di finire i suoi cacchio di libri. Ha detto che... per quanto ha scritto adesso del nuovo libro è intorno alle 2000 pagine. Che dato lo scrive, poi ci pensa l'editore a capire come fare a pubblicarlo. A finire che invece di due libri ne fa quattro. Ma lui inizialmente doveva essere una trilogia, per ora sono almeno sette, ne ha scritti cinque, probabilmente un ottavo. Sì, io lo sto leggendo, l'ho iniziato a leggere di recente, che un mio amico mi ha regalato il libro, il primo, e mi ha pigliato, adesso sto finendo il secondo. Però sì, ho sentito di storie in cui questo libro doveva essere pronto tipo nel 2014. E più o meno. Poi si è posticipato infinite volte. Perché anche l'ultimo libro che è uscito, lui in realtà... stava scrivendo il quarto libro. Era ancora un giovane virgulto. È diventato così immenso quel libro che alla fine l'ha dovuto separare in due. Quindi il quarto e il quinto libro in realtà sono un libro solo. Ma sono immensi perché sono anche quelli più di 2000 pagine messe insieme e sono separati non temporalmente, non è che il quinto è il seguito del quarto. Sono tecnicamente coi punti di vista differenti, tipo ce n'è uno che prende la gente più che altro nei Sette Regni, l'altro che prende la gente adesso se è il nord della barriera, più o meno. Hanno diviso un po', quindi tipo che so, magari John compare il suo punto di vista nel quarto e magari nel cinque, ma al contrario non compare quasi nel quarto ma compare nel cinque, capito? Certi personaggi compaiono poco in uno e compaiono tutto nell'altro e vanno quasi in parallelo. Perché era troppo grosso e ora qui sta facendo la stessa cosa, ma perché c'ha tutti gli archi narrativi differenti, se personaggi secondari, quella roba lì, che deve fare un sacco di roba e quindi lì è un libro che sarà immenso. Che bordello. Tanto lui scrive, il COVID ha aiutato parecchio a scrivere. Ho messo giù comunque esatto. Luca, io mi sa che non lo vedo neanche qui perché non mi ricordavo, ma a questo punto mi sa che ho fatto anche questa Sam Fortress, quindi per questo che non lo vedo. Aspetta, sto arrivando. Che non possiamo dargli, non abbiamo modo di dargli l'umanità. Ah. Che anche Manu l'ha fatto. Sì. Tipo un anno fa. E niente, allora vado avanti e ammazzo tutti, va bene? No, sì, va bene. Vai avanti e ammazzo tutti. C'è caso che trovi un po' di umanità in giro. Ah, ma mi sa che non te l'avevo droppata. Ah, no, l'avevi usata, mi sa quella che te l'avevo droppata. La droppano i ratti, però Sam Fortress non ci stanno tanti ratti. Mi sa. No, non ce ne sono proprio. Se li mangio tutti. Vedere se ci sono dei drop particolari lì in giro. Perché forse c'è un'umanità da qualche parte, però poi dovrebbe tornare al falò, umanizzarsi, Dio Cristo. Non è possibile. Bordello. Adesso ci proviamo, dai. Andiamo.
tanto non posso tu fai come perché... tu fai come avevi fatto prima, che stavi andando benissimo. Io picchio, frega niente. Giusto. Io quanto odio sti serpenti maledetti. After the boss fight. Ah, ok, no, dopo la boss fight. un trucco che suggeriscono per farmare le umanità a Sand Fortress: se volete dell'umanità extra, basta che invadete altri mondi. Probabilmente ci sono buone probabilità che l'host morirà prima ancora che voi lo vediate. Tanto hai capito un po' che mappa è Sand Fortress, sono tutti quei... quel Takeshi's Castle mood. Dai, lo sparo, me lo sparo un'invasione, dai. Perché non me la fa usare? Una cappella, non dovevo andare avanti, farmi Sand Fortress. Morto. No. Ho fatto una cazzata. Va bene, allora provo a invadere. Tanto mi rimangono 15 minuti. Quindi... va bene. Ci sta. Non ho mai invaso nessuno. Chissà cosa può succedere quando invado. Come si fa a invadere? L'STD. Devi usare il globo dell'occhio rosso incrinato. Perché tu hai quello incrinato in teoria. Ah, è vero che te giravi con la testa di drago. Io ho posso invadere il possessore della scaglia di drago, posso invadere l'uccisore della Firekeeper e posso invadere un altro mondo. Invadi un altro mondo, prova quello rosso. Ne ho 4. Però mi sa che non lo puoi usare, esatto, anche te non lo puoi usare, non mi ricordo, forse deve essere umano addirittura, ma mi sa di no. No, per essere... No, devi solo entrare in Sand Fortress, un minimo. Io anche da dentro Sand Fortress non me lo fa fare, no. No. Non so, perché magari sono del Guardiani del Sole, dei Guerrieri del Sole. Allora, no, non devi... Allora, di sicuro non devi essere umano per poter... perché... ti va... a togliere il motivo principale per cui invadi. Cioè per farmare umanità. Mm-mm. E allora quale cacchio è il motivo? Forse puoi invadere solo nei mondi in cui hai già ucciso il boss? Che ricordi? No, però... però forse vero, devo togliere la password. Provo a togliere la password. Esatto, facciamo così. Allora, forse puoi... no, neanche. Forse puoi invadere solo in orari feriali? Chiuso al pubblico? Who knows? Potrebbe anche darsi. Ah, ma c'è un demone lì sotto, che figo! Come faccio ad arrivare lì sotto?
No, non è quello comunque. Palle, comunque prima al tipo che mi aveva invaso gli avevo fatto un parry del Cristo, però non sono riuscito a fargli il riposte. Purtroppo online non è una scienza esatta nemmeno. Esatto, te Luca se te lo fai un po' per volta, piano piano, comunque sei un fortress, piano piano te la fai easy. Oh, calma e vasellina. Esatto. Esatto. Quello è fondamentale. Porca boia. In realtà, tale, io ho ricominciato a giocare Age of Empires 2, Definitive Edition. Bravo, bravo. Ho visto il video su YouTube, hanno dato la carica, c'è la gente che a quanto pare c'è un grosso gruppo, una grossa comunità che continua a giocare. Tra l'altro, dopo che ho cominciato a giocare, ho un compleanno, ho incontrato un tizio che dice che mi ha detto, che mi ha invitato sul Discord server, ancora non ci sono entrato però, che praticamente, a quanto pare questo qui c'è il suo gruppo di amici che giocano tutte le notti, roba assurda. Quindi a quanto pare è ancora molto giocato. Io sono lì che mi faccio la campagna di Giovanna d'Arco. Sono morto. Beh, bellissima la campagna di Giovanna d'Arco. Tutte bellissime. Ma c'è un puttanaio di roba, ma veramente assurda. Ci sono. Hanno messo tanto di quella roba che è praticamente un gioco nuovo. Un attimo che lo faccio avviare e ci guardo. Vado, tu ce l'avevi base o con l'espansione? Avevo il definitivo quando è uscito. Appena uscito l'ho preso. Me Ah, l'hanno. ok, quindi proprio il definitivo c'hai. Hai visto rispetto a quello che quando giocavamo noi quanta roba in più hanno messo? Delle campagne africane, le campagne anche italiane, le Aspetta, no, campagne aspetta, coop. aspetta, 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 aspetta. Io l'ho preso quando era uscito il remaster. È quello il definitivo? No, Remaster è quello del 2013. Ah, allora no. No, il Definitive hanno fatto proprio delle espansioni, le campagne più aggiuntive, hanno messo di là No. possibilità di fare le campagne a due giocatori. Le campagne a due giocatori, Non interessante. so come funzionano, ma c'è qui il blocco delle campagne coop che ci sono Saladino, Attila, Alarico, Tarikki, Blb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 l
essere di Astrid. Non ho idea di come possa funzionare. Però le campagne sono, ti dico, un puttanaio. Aspetta, ti condivido giusto un secondo. Oh, che bello, siamo morti nello stesso momento, Luke. Fratelli di morte. Visto che sei morto, ti faccio vedere un attimo veloce. Wow. Dimmi se vedi. Vedo. Allora, queste sono le campagne che però mi ricordo che ce n'erano solo 5. Sì, c'erano, c'era Zidi, Giovanna d'Arco, William Wallace, che storia. Barbarossa. Sì, c'era Barbarossa, e Giovanna d'Arco, William Wallace. Ce n'è un'altra che non è... E l'Attila. Erano le campagne base. Mm-hmm. Qui hanno messo due italiane, Bari e Sforza. Mm-hmm. Hanno messo i Goti, Alarico, Dracula, questo qui che non so chi è, Ivaio, questo qui. E poi questo qui solo l'Europa, perché poi c'è l'Africa, wow. Altre campagne, America, Montezuma anche c'era, sì, quello non ricordo. Questi no, qui. No, follia, bellissimo. Genghis Khan, ti ricordi, l'arte della guerra, eh? Poi dopo Europa Occidentale, questi qui sono altri DLC che non ho. Altre campagne ancora. E se guardi... le civiltà sono molti di più. E direi. Perché sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
18, 27, 36. 42, io mi ricordavo 16, te pensa. E hanno messo un puttanaio di roba. E la difficoltà è decisamente più alta rispetto a... cioè lo stesso livello di difficoltà, ma sembra molto più difficile. Probabilmente ha migliorato l'AI. Hanno migliorato di molto l'AI. Perché l'hanno migliorata tramite i dati storici degli ultimi 20 anni di giochi multiplayer della gente. Beh, è un'ottima idea, direi. Mi sa che avevo visto anche un... E quindi, se ti ricordi, ai tempi l'IA barava se mette difficoltà alta, perché si dava, si regalava risorse, no? Mm-hmm. Invece stavolta non lo fa più. È semplicemente è bravo. Forte. Esatto. Raghi, qui prendo i cazzi. Mi sta lo so, cazzo... Sense Fortress è fatta un po' così. Sta troppo sul cazzo sta cosa che non riusciamo a ribeccarci. Io mi sono rifatto un personaggio nel mentre, così magari arriva Sam Fortress. Come fai? Come è possibile? Sta. Mettiamola così, Dark Souls è più piccolo di quanto sembra a primo impatto. Quanta saggezza nelle tue parole. No. Perché io sto prendendo i cazzi dai demoni di titanite che hai visto lì di sotto. Merda. Prima o poi ci arriverò. Come si fa ad arrivarci? Devo fare tutto il percorso di prima, immagino. Ci sono vari modi. Beh, se ce n'è uno più corto, dimmelo. Il più corto è ti butti di sotto. Ah. Interessante. Sono serio, eh? Sì, lo so, l'ho capito che sei serio. Anche perché il danno da caduta in Dark Souls è molto bello perché è percentuale, quindi tu potenzialmente puoi fare qualsiasi cosa, letteralmente qualsiasi cosa dall'inizio alla fine del gioco a livello 1, senza aumentarti di nulla la vitalità. Nel The Ring non puoi farlo. No. Ma tu che cazzo ci fai qua? Ma si è andato qui sotto. Ok, sono arrivato al punto di prima. Grande. Uff. No, occhio. Una trappola mi ha preso. No, no, the cats. Però sono sopravvissuto. Bravo. Dai, ma era ferma la palla. Le palle fanno male anche da ferme. Sì, sì. Al Mimic non c'è, perfetto. No, il Mimic è un nemico speciale, non respawn. Fantastico. Ok, ho 5/10 minuti.
Allora, qui la porta è aperta magicamente, va bene. Era Sai chiusa cosa puoi prima. fare, Luca? No, te l'ha aperta l'invasore prima. È stato. Su questo è stato molto carino. Poi l'ha aperta per ucciderti, probabilmente. Quindi in realtà la carineria finisce un po'. Ho sbloccato un'armatura nuova del stregone Sorcerer. Nice. Black Sorcerer Hat. Ups. Che in realtà è parecchio più bassa di quella che ho, quindi non cambierò il mio ninja. Sai cosa puoi fare? Appena sono al demone toro mi viene a dare una mano e ti fai un'umanità lì. Ingannatore più avanti. Ragazzi, vi lascio giocare, ci becchiamo. Yes. Ciao Ciao, Angie, a bella. presto. Ciao Ciao. Angelo. Ciao. Ah, minchia, la mano della piromanzia. Fuck. Raghi, potete guardare un attimo dove sono nel mio stream? Ah, ok. Sì, ok. Devo buttarmi attraverso questo cancello. Pronto. Oddio. Tu dovresti cercare di risalire a dove le palle hanno origine. Mettiamola così. E guarda da dove arrivano le palle Però qui mi e sa che posso guarda il tempo. sopravvivere questa caduta. Beh, lì di sicuro non muori. Beh, si va in qualche posto interessante se vado da lì, o più interessante se torno su. È più interessante se torni su, però anche lì c'è qualcosa di interessante, se non ricordo male. Marco, tu che ne pensi? E non mi ricordo, sinceramente. Ho proprio memoria. La memoria mi sta fallendo. Posso tornare giù se vado su? Sì. Posso tornare su se Sì, vado sì, giù? sì, sì. A una certa. Devi rifare una parte, però sì. Anche A se una vado giù, certa. posso Sì, tornare su? a una certa tornerai su. Va bene, allora andiamo giù, dai. Hop. È una lucertola che è caduta nel vuoto. Oh, sì, no, pensavo di aver visto male, però in realtà ho visto bene. Slumbering Dragon Crest Ring. Chi lo indossa non produce suono. Finito? Allora finisco anch'io. Ok, io sono in direzione Demone Toro. Adesso stecchiamo. Allora, l'unico modo per proseguire da qui è che devo cadere di nuovo giù, immagino. Sì, infatti Vediamo un sto. po'. Beh, puoi andare lì. Ah, ma è l'inizio. Oh. 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 Beh, adesso non c'è più tutti i nemici addosso. Ci sta. Va bene, allora andiamo
Dai, chiudo la partita cercando di risalire le scale. Se no, te l'ho detto, il modo di farmare adesso che hai più facile è rifarti i boss nella mia con il mio nuovo PG. Sì, ma adesso sì, però non c'è abbastanza tempo. Non c'è tempo per farlo. No, per la prossima dico un'altra per volta. Per la prossima sì. Abbiamo la modo di farmare l'umanità così. No, vaffanculo. Vabbè. Ho preso solo cazzi stasera. Ah, chi lo dici? No, ma solo. Cioè, non è che... No, non è vero, ho anche shottato gente. Però quello perché sono overlivellato, non perché sono bravo. Perché non sta più cadendo? Perché non sta più cadendo la palla? Perché viene girato. Oh, figo. Se hai fatto caso, ogni tanto si sente il suono di un marchingegno che ti gira. Eh sì. Il marchingegno che si muove. Una rarità in Dark Souls. Esatto. Esattamente. Bellissimo. Che col piromante è una festa. Che il piromante è un po' easy mode, in effetti. Un pochino, sì. Io sì, lo sparo verso l'esterno, che ne frega. Però c'è un simbolino che mi dice here. Qui immagino che ci sia una di queste direzioni che sia più utile delle altre. Allora, esatto. Vuoi una direzione utile, allora, per chiudere al volo? Aspetta che una la so. Secondo me quella in cui li stavo sparando era quella giusta. Però adesso voglio ammazzare la lucertolona più grossa. Ci sta. Resta immobile quella lucertola di su. No, non ci credo. Morto. Se vai a vedere là sotto è successo qualcosa. Mm-mm. Non c'è tempo, però. Però hai appena sbloccato qualcosa. Eh sì. Dio, munizioni legnose. Quello è ancora in piedi, ma sa la roba? Ma immaginavo sarebbe aperto. Storia. Ma secondo me viene giù qualcuno e mi fa il culo. Prisoner ahead. It's locked. Use. Oh, fuck. Bello, poi per creare questo personaggio ho fatto la... Crea volto simile spammando infinite sì, volte. Sì, però com'è che mi prende? Io ora chiudo qui, mi sa, con questa visione... Celestiale. Hello. Va bene, ci sta. Va bene. Point up. Yes.
Guardate il mio personaggio, vi condivido il mio schermo. Vediamo. Poverino, è triste e distrutto dalla vita. E Ed è blu. perché? soprattutto è blu. È un puffo. Vi Tra l'altro la testa non ce l'ha. presento il signor Capitan Senno di Poi. Un piromante in erba. Capitan Senno di Poi, wow. Gli voglio già bene. Benissimo, faremo tante belle avventure col Capitan Senno di Poi. E io, Eh sì. raghi, Dai, vi saluto qui, direi. io arrivo davanti al boss con Capitan Senno di Poi e poi la prossima Il Capitan Senno di Poi mi ha appena ispirato su come battere i demoni di Titanite, comunque. Veramente? Sì. Con molta pazienza. Col senno di poi. Col senno di poi, anzi aspetta, guarda, ti faccio vedere. Visto che stiamo tutti quanti condividendo roba, sfaccia, go live. Giusto. Così. Il modo migliore in assoluto. Un po' come lui che si è fatto Avel. Io il demone di Titanite l'ho battuto letteralmente guardandolo e lanciandogli tre palle di magia. Fine. Oh. Ma questo era più forte, Ah, quello in fondo è Sì, più forte. questi due sono più sgravi, sì. Ok. E Va infatti ci bene. ho provato 2 o 3 volte dandogli corpo a corpo e le ho buscate. No, ma è che Wow, qui al poi tra l'altro c'è mirino. il terreno di merda, quindi. C'è l'arco ai mirino. Wow. Aia. Ho una gamba sola, che sfiga. anche zero Estus in realtà. Urca. Va bene. Shit. Raghi, è stato un piacioro. Va bene. Nostro. È stato un piacioro anche per noi. A presto. Dai, dai. Be good, don't gollow. Morto. Tenete duro. No, ok. Adios, muchachi. È stato un piacere, tesoro. Esatto. Ciao.